Fiorello fa la satira e prende in giro Silvio Berlusconi nel videomessaggio. È stato toccato il capo del PDL, l'ex e adesso di Forza Italia, e Feltri, che è comunque dalla sua parte, dalla parte di Silvio Berlusconi, subito difende Silvio Berlusconi e nel difendere attacca pesantemente Fiorello. Ricordando a tutti o diffondendo, per chi non lo sapesse, io non lo sapevo, che Fiorello era un tossicodipendente di cocaina. Brutte storie, io sto dalla parte di Fiorello, detto proprio papale papale, perché? E devo dire che se da un lato Fiorello, De Feltri ha detto a Fiorello che Fiorello ha toccato il fondo, ha fatto una cosa bassa e volgare, io invece mi sento di dire che Fiorello è un comico, un satiro, è uno che fa della presa in giro e dello sberleffo il suo fondamento artistico. Ha preso in giro per decenni Carla Bruni, ha preso in giro tutti, ha preso in giro Cocciante, ha preso in giro decine e decine di personaggi. Insomma, è uno che è un imitatore, uno che prende in giro. È uno che è nato nei villaggi turistici, no? Quando prende in giro l'ospite per farlo divertire. Però questa volta ha preso in giro Berlusconi in un momento delicato. Feltri subito lo difende e attacca, cioè più che attacca, questa sembra sempre proprio una vendetta, cioè una vendetta premeditata. Allora io ho intitolato questo video Occhio per occhio, dente per dente, che non è un messaggio cristiano, no? Papa Francesco. Papa Francesco ci direbbe che occhio per occhio, dente per dente non è un messaggio cristiano. Feltri difende Berlusconi e Berlusconi ha dato un messaggio invece, un'Europa cristiana, ha parlato proprio di cristianesimo, mi sembra, nel suo videomessaggio. Non mi ricordo, mi sembra di sì, mi sembra di no, perché l'ho anche scritto, però insomma, a parte cristiano o no, la vendetta a freddo, così proprio per fare del male volontariamente. E anche andando sul pesante, su una cosa passata che è rinnegata giustamente da Fiorello in diverse occasioni, ho letto dopo, è una cosa bassa, quindi condanno Feltri. E di Fiorello che dire? È il suo lavoro, non mi sembra che ci sia andato pesante. E anche se ci fosse andato, fa parte degli effetti collaterali di fare satira, ma andare a freddo a dire questa cosa la vedo una cosa di basso giornalismo, mia opinione, eh? Ciao a tutti.